sia lodato Gesù Cristo. Voglio salutarvi tutti già da Piazza San Pietro, oggi 4 giugno 2018. Sono molto felice, vedete, perché questi tre giorni erano molto faticosi, perché il ritiro con tutta la famiglia di case di preghiera di San Charbel, quelli che abitano nel nord Italia, ma certamente una preghiera insieme da venerdì scorso, tanti sono venuti anche per la confessione e poi sabato, domenica, poi adorazione tutta la notte, adorazione proprio nella cappella dove c'è la casa del ritiro, ma ho visto quanto la gente ha bisogno di una preparazione prima di una festa, di una solennità come Corpus Domini, veramente. Poi il giorno dopo, nella giornata di ieri, la Santa Messa e poi quella processione che voi potete vedere, vedete anche sul nostro sito padreare.pl, vedete quanto bello, perché l'abbiamo fatto 4 altari diversi, ma chi ha fatto questi altari? I giovani, un altare, le suore, poi le famiglie da Sicilia, anche qualcuno venuto, e quelli, no, diverse persone, ma era una cosa molto bella. Poi il Vangelo che l'abbiamo detto, poi l'abbiamo letto il Vangelo e poi anche la predica in ogni altare, una cosa molto molto bella, e sono per questo molto felice, ma già sono in partenza domani perché la celebrazione mensile a Gragnano, vicino Pompei. Gragnano voi già lo conoscete che è vicino Pompei, perché c'è quella chiesa di San Marco dove si trova la statua di San Charbel, dove tanti vengono. E domani sicuramente alle 3 inizieremo la coroncina, come sempre, preghiera insieme, e poi anche le persone che vogliono la confessione fino 19, e poi insieme domani sicuramente insieme con Don Manuele Rosanova, parroco della parrocchia proprio di Gragnano, Corpus Domini, che ieri era anche festa della parrocchia, e poi questo incontro annuale di preghiera, aprire quella teca con la statua di San Charbel, tanti portano le intenzioni e tanti possono già dare la testimonianza quanto già ricevuto da San Charbel grazie alla sua intercessione. Allora, quello di partenza, ma oggi anche Santo Padre ha ricevuto una delegazione luterana da Germania qui in Vaticano, poi anche stamattina è incontrato Santo Padre il primo ministro della Polonia, prima volta primo ministro con sua moglie e con i suoi figli, hanno parlato anche sulla situazione generale, globale, proprio sociale, sull'immigrazione, sulla situazione in Ucraina, in Russia. Era veramente un bel incontro che ha durato 40 minuti. Cari fratelli e sorelle, allora tutto questo da Piazza San Pietro, così brevemente, ma io grande gioia sono oggi qui, perché vedo quante persone oggi sono a casa con una gioia immensa. Ma io vi saluto tutti, ma sono contento che ieri potevo anche benedire altre 9 case di preghiera di San Charbel. Allora, i giovani che hanno voluto da Bassano, e poi anche quella casa a New Jersey, gli Stati Uniti, che non è prima, che abbiamo già diverse, che ho benedetto gli Stati Uniti. Forse un giorno dovrei anche andare a fare il ritiro in America, ma quanto saranno di più? Ma in Europa siamo già tanti. È una preghiera immensa, una preghiera soprattutto per Santo Padre. Preghiamo per Santo Padre, preghiamo per Papa Emerito Benedetto XVI, perché anche quello era bello. Durante il ritiro io ho detto, potete anche scrivere le domande. E nell'ultimo giorno, durante una catechesi, ho risposto anche a certe domande, erano diverse, sulla preghiera, sulla crescita spirituale, su anche digiuno, se oggi vale la pena ancora fare digiuno, che questo ha importanza un digiuno.
veramente tante, molto importanti, e poi anche hanno parlato se possono andare da questi veggenti, da questi che non sono riconosciuti, e certamente tanti anche hanno chiesto sulla questione del Papa, se seguire il Santo Padre. Io ho detto il Papa, successore di Pietro, perché sono tanti che cominciano le critiche. Ho detto: voi non ascoltate, non girate messaggi contro Papa, non lo girate, perché lui è successore di Pietro. Non siate voi a causa di quelli che dividono, che in qualche modo possono seminare tante volte le chiacchiere, seminare per la divisione qualcuno che si allontana dalla Chiesa. Allora dobbiamo stare molto molto attenti, preghiamo per quelli che non vogliono questa unione, cercano sempre qualcosa, anche nelle comunità, anche nelle parrocchie. Noi siamo con Santo Padre e siamo con Lui, e preghiamo per Lui nelle nostre case di preghiera, davanti a Gesù, l'Eucaristico, che anche Lui, Santo Padre, ieri ha portato proprio la ostia durante la processione, che il Gesù ha voluto, Lui, Papa Francesco, per noi adesso. Così concludo e vi saluto, e domani siamo uniti tutti insieme davanti la statua di Saint-Charbert a Gragnano. Sia lodato Gesù Cristo.